Ciao vittoriani del mio piccolo macabro cuore, nonché attoroni del mio firmamento hollywoodiano. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo uno speciale dedicato ad una donna grazie alla quale ripercorriamo un po' l'epoca vittoriana che tanto amiamo. Visto che mosse i suoi brevi passi, 32 anni, in una Londra non troppo lontana. E parliamo di Elizabeth Lizzie Siddal, la supermodella dei Preraffaeliti. Nota ai più come l'Ofelia del quadro di John Everett Millais, diventato un po' tutto quanto l'emblema del movimento preraffaelita. Questo movimento artistico del 1800 inglese che voleva un po' discostarsi dall'arte accademica. Amavano il medioevo i preraffaeliti, cercavano dei colori che non fossero colori standard. Amavano il bello e tutto ciò che vi era prima di Raffaello. Quando si incontravano, i fratelli parlavano assiduamente del loro amore per l'arte e per la letteratura e di quanto le convenzioni delle scuole stessero soffocando il progresso della pittura. Tutti i membri della confraternita erano ispirati dall'epoca medievale, in particolare dalla leggenda di Re Artù, tanto quanto dalla Bibbia e dai lavori di Shakespeare e dei poeti più moderni come Byron, Keats e il loro venerato contemporaneo Robert Browning. Si rifacevano alla pittura di Botticelli e di altri artisti italiani e ammiravano lo stile degli affreschi medievali, così pieni di colore e dai temi animati. Infine, il gruppo definì il periodo in cui riteneva che l'arte fosse andata a rotoli, l'avvento di Raffaello. Infatti, nonostante non denigrassero le abilità dell'artista, credevano che il suo stile avesse dettato i rigidi codici cui ora deriva l'istituzione artistica britannica. La nuova congrega giurò di ritornare agli ideali artistici esibiti prima di Raffaello e così nacque il nome Preraffaeliti. Leggiamo dalla fonte assoluta del nostro copione di oggi, ovvero la biografia di Lizzie Siddal di Lucinda Oxley, che è arrivata qui al canale YouTube grazie a un regalo meraviglioso da parte di Viola, tra l'altro in pandan completo con la copertina della biografia, della Odoia Edizioni. Viola, io ti ringrazio perché è un regalo fantastico e come vedi finalmente è arrivato anche il suo momento. Viola assieme a Federica hanno un negozietto di creazioni artistiche meravigliose e infatti questa bellissima collana l'hanno mandata in regalo qui al canale YouTube. Io le ringrazio tantissimo e giù in descrizione trovate il link del loro Instagram. Vi piace? Mi sta bene, è proprio perfetta, cioè la adoro. E per ogni libro arriva il suo momento. Per me è stato un evento molto importante che ho vissuto nell'ultimo mese e mezzo, ovvero per la prima volta ho posato dal vero, dal vivo per un pittore. Lui si chiama Elia Riccio e sta mandando avanti un bellissimo progetto, un suo bellissimo artbook di corpi femminili secondo la sua visione, e troverete anche il mio. Anche del nostro Elia vi lascio il link giù in descrizione, così siamo tutti quanti in attesa della sua pubblicazione. Non mancherò comunque di mostrarvi l'opera che sta tirando fuori. Per me è stata un'esperienza importante, è stata la prima volta che ho posato dal vivo per un pittore e mi sono fatta delle domande, mi sono chiesta come vivevano le modelle nell'epoca vittoriana, e sapete, sono quei trigger che ti partono quelle domande, e ho pensato, ma io ho la biografia di Lizzie Siddal a casa che mi aspetta. L'ho cominciata il giorno stesso e vi giuro adoro raccontarvi del perché a volte scelgo dei libri o dei temi, perché penso che sia una cosa carina, comunque sono le cose che mi stimolano. Poi che oggi coincida anche con il compleanno della Siddal è proprio una congiunzione astrale perfetta, perciò questo video vuole essere anche un regalo, i miei più sinceri auguri per questa figura che ho trovato affascinantissima da studiare in questi giorni e che spero appunto di farvi conoscere. Ma prima di andare avanti lasciate che mi presenti a tutti i capitati qui per caso, per puro algoritmo. YouTube vi ha suggerito il mio video, chissà che cercavate, che vi ritrovate sto faccione cadaverico nel feed, che per carità è per un video su una modella dalla pelle catarifrangente in piena epoca vittoriana direi che siamo super azzeccati. Molto piacere, io sono Arianna e potete iscrivervi al canale, attivare la campanella e rimanere aggiornati su tutti i miei contenuti, che sono quanto di più lontano possibile da un'opera d'arte, disordinati a bestia però fatti de macabro cuore. E se dovessi risultarvi particolarmente simpatiche e voleste supportare il progetto di questo canale YouTube, potete addirittura abbonarvi a 4,99€ al mese in cambio di alcuni video in più che aggiungo alla programmazione, una serie di emoji personalizzate fighissime, tipo quella del corsetto che secondo me oggi riassume un po' lo spirito di questo macabro video. Perciò mi raccomando, a fine video lasciatemi tantissimi corsetti giù nei commenti, che se non si è capito è uno dei miei capi d'abbigliamento preferiti. E poi mi fanno stare dritta con la schiena, che male non fa, visto che fra un po' faccio concorrenza a Gollum. Nel mentre che pensate se abbonarvi o no a questo canale YouTube, sono troppo simpatica, vero?
abbattetemi. Noi ci addentriamo un pochino all'interno della vita di Lizzy Siddale, da brava attriciona fallita quale sono, largo al copione scritto appositamente per voi, e boh, vado a leggere perché sto troppo pigra per imparare la memoria. Fallitissima! Lizzy Siddale nacque il 25 luglio del 1829 da Charles Siddale, un coltellinaio dello Sheffield, e di Eleanor Elizabeth Evans. Pare che i Siddal fossero imparentati con gli Eyre, nobile famiglia del Derbyshire, ai quali la nostra amatissima Charlotte Bronte pagò un omaggio dando alla sua eroina il cognome Jane Eyre. Il padre di Elizabeth, la nostra Lizzy Siddal, aveva tutti i diritti di reclamare i possedimenti terrieri legati agli Eyre, ma la causa legale costò troppo in soldi e in salute, e rimasero così una modesta famiglia che ai tempi in cui nacque Lizzy si trasferì a Londra, stabilendosi poi definitivamente a Southwark, un quartiere insalubre di Londra con una non bellissima fama. Ma tipo che il loro vicino di casa, che aiutava Lizzy ad attraversare le fetide pozzanghere della strada, si scoprì essere James Greenacre, un omicida che fece scalpore in epoca vittoriana per aver ammazzato la fidanzata, facendola a pezzi e nascondendo nelle parti in svariati angoli di Londra. Ma questo è giusto un piccolo macabro dettaglio. I soldi in casa Siddale erano pochi e dovevano lavorare tutti, compresa la nostra Lizzy, che si fece assumere in un negozio di cappelli da Mrs. Stotzer. Ed è proprio in questo negozietto che la sinuosa Lizzy dalla chioma rosso tiziano viene scoperta da Walter Howard Deverell, un pittore che la sceglie per alcune sue opere e che le offre un lavoro da modella, a quei tempi pagato circa uno scellino l'ora, 5 scellini una mattinata o 7,06 pence al giorno, quasi il doppio del suo salario da modista. Per Lizzy è l'inizio della sua carriera di modella e probabilmente anche la fine della sua serenità sentimentale, poiché tra tutti i preraffaeliti per i quali poserà, uno in particolare conquisterà il suo cuore e sarà Gabriel Dante Rossetti, l'uomo della sua purtroppo breve vita. L'uomo che la lascia in sospeso fino alla fine, sposandola ma proprio all'ultimo, quasi sul letto di morte. Una relazione, la loro particolare, piena di tradimenti da parte di lui, di grandissima angoscia e lunga attesa da parte di lei, eppure indissolubile. Numerose sono le lettere scambiate tra i preraffaeliti, moltissimi diari in cui figurano Rossetti e Lizzy Siddale come coppia, seppur mai ufficiale. Rossetti fino all'ultimo fuggirà l'idea del matrimonio, per vari motivi che ancora oggi non ci sono del tutto noti e che probabilmente la malattia di lei scosse nel più profondo, portandolo infine all'altare, quando ormai, ahimè, era troppo tardi. Ma non vorrei parlarvi di Lizzy Siddale come la moglie di Rossetti, né soffermarmi soltanto sulla sua tragica storia d'amore o sul risvolto macabro della sua morte. Vorrei piuttosto parlarne di un artista a 360 gradi, che a un certo punto della sua vita superò addirittura il maestro. Lizzy dipingeva, oltre a posare come modella, e voleva lasciare un suo marchio nel mondo, chiedendo a Rossetti di insegnarle a dipingere. Pensate che riuscì a trovare un mentore importantissimo, signori, John Ruskin, grandissimo critico d'arte e sostenitore dei preraffaeliti, che si offrì di pagare le opere di Lizzy Siddale. Noi Ruskin lo conosciamo perché fu il marito di Effie Gray, la quale chiese il divorzio, fece uno scandalo assurdo la loro storia e si sposò difatti lei con il pittore dell'Ofelia, John Everett Millais, insomma un giro di peppe tutto vittoriano che a noi ci dite l'assai, e di cui parleremo, ma per i più impazienti non posso non consigliare un romanzo che parla proprio di Effie Gray, storia di uno scandalo, edito dalla Neri Poz Editore. Io questo l'ho preso in usato ed è stato veramente un colpo di Book Rider, preso a 5 euro, ed è il racconto di una donna che divenne l'eroina di una grande storia d'amore, di un genio malato e di un pittore affascinante e ribelle, quindi sicuramente un romanzo che abbraccia tutta quanta l'epoca dei preraffaeliti, una storia importante come quella di Effie Gray. Perciò anche questo mettetelo nella vostra wishlist, tutti quanti i testi di cui vi parlo e vi cito, compresi questi bellissimi tarocchi preraffaeliti che ci hanno regalato Ivana e la sua meravigliosa e dolcissima sorellina, che saluto tantissimo. Li trovate linkati giù in descrizione. Io sono affiliata ad Amazon, perciò se acquisterete tramite quel link, mentre la Nudo Spicci che investirò per comprare altri libri e tantissime altre cose, magari tanti altri outfit vittoriani da presentarvi su questi piccoli macabri schermi, perché no? Dalla biografia della nostra Lizzy Siddale ci traspare l'idea di una donna molto particolare, sicura del suo aspetto,
consapevole di un certo fascino, una donna con le sue antipatie spesso fin troppo evidenti, orgogliosa, forte e fragile allo stesso tempo, una donna che ha saputo cogliere l'occasione di staccarsi da una vita piatta, che si è innamorata di quello che l'arte poteva offrirle, che ha lottato e combattuto per una sua indipendenza come modella e come artista. Scriveva bellissime poesie, Lizzie era immersa nell'arte e nell'amore ed è stato un personaggio terribilmente umano, ragazzi, da studiare e da raccontarvi. Soprattutto per questo video che spero renda un degno omaggio a questo personaggio che io ho appunto scoperto e affrontato in questo ultimo mese e mezzo e che spero la faccia conoscere a quante più persone possibili. Poiché non sono che una creatura atterrita, né altro mai sarò, salva un uccello la cui ala spezzata deve volare lontano da te. Non posso darti l'amore che ti davo molto tempo fa, l'amore che si volse e mi uccise tra la neve accecante. Non posso che donarti un cuore fragile ed occhi afflitti dal dolore, labbra avvizzite che non sanno sorridere e non possono più farlo. Tieni ancora le tue braccia attorno a me, amore, fino a quando mi addormenterò. Poi abbandonami senza salutarmi, affinché io non mi svegli e pianga. Era una donna vittima degli schemi di quel tempo. Una donna che probabilmente aveva consumato il suo rapporto con Rossetti, compromettendo la sua virtù e legandola ancora di più all'uomo che avrebbe dovuto darsene una svegliata prima. Eppure io non riesco a legarla soltanto al suo amore fatale. Mi piace pensarla presa dalla sua arte e dalla sua passione, dalla sua professionalità, il suo amore nel contribuire a qualcosa di bello che me la rende veramente vicina, tanto da aggravare la sua cagionevole salute posando per ore ed ore, per giorni e giorni a quanto pare, nell'acqua gelida della vasca di John Everett Millais, ignara che quel sacrificio le avrebbe regalato l'immortalità, trasformandola definitivamente nell'Ofelia che tutti conosciamo. Se mai dovessi interpretare Lizzie Siddal o scrivere un monologo su di lei, beh, io partirei proprio dalla scena della vasca, da questo episodio, diciamo, quasi leggendario. Cercherei di ricreare la scena per immedesimarmi il più possibile nel gelo che deve aver provato questa ragazza in piena epoca vittoriana, chiusa in una vasca con l'acqua che gelidamente andava raffreddandosi. John Everett Millais scelse di rappresentare la scena in cui la donna, Ofelia, portata alla pazzia dal rifiuto di Amleto, raccoglie fiori per la propria corona funebre e nuziale e annega nel fiume dopo averli sparsi tutto intorno a lei. John Guy Millais, figlio dell'artista, racconta: Miss Siddal ebbe una difficile esperienza mentre faceva da modella per l'Ofelia. Affinché l'artista potesse ottenere il corretto allestimento delle vesti nell'acqua, la giusta atmosfera e giusti effetti acquatici, fu costretta a rimanere immobile in una grande vasca piena d'acqua tenuta a temperatura costante da lampade sistemate nella parte inferiore. Un giorno, proprio quando il ritratto era quasi finito, le lampade si spensero senza che l'artista se ne accorgesse, essendo così intensamente assorbito nel suo lavoro da non pensare ad altro, e la povera donna rimase a galleggiare nell'acqua fredda fino a rimanere quasi paralizzata. Si dice che fu la madre di Millais ad escogitare il sistema di riscaldamento per la vasca, un'invenzione ingegnosa se fosse stata propriamente applicata. Da perfetta modella, Lizzie non si arrischiò a parlare o a muoversi per attirare l'attenzione di Millais e avvertirlo che le lampade si erano spente. Non stupisce che lei fosse così richiesta, pose il lavoro dei preraffaeliti molto al di sopra dei suoi bisogni personali, una martire compiacente per la causa perseguita da tutti loro così appassionatamente. Per realizzare la scena dal punto di vista storico, Millais aveva trovato per Lizzie un abito nuziale d'epoca che le si gonfiava intorno all'interno della vasca, aggiungendo tensione e forma drammatica. Nel dipinto finito, che William Rossetti descrive come molto più somigliante a Lizzie di ogni altra immagine, sembra essere spirata davvero da poco. La pelle comincia ad impallidire ed i suoi occhi sembrano aver appena perso la vista. È una rappresentazione estremamente inquietante che perfino oggi attrae regolarmente grandi folle di visitatori alla Tate Britain di Londra.
è l'immagine più celebre di Lizzie e quella notevolmente più adatta ad una donna la cui vita finì così tristemente in modo non del tutto diverso da quello della tragica eroina di Shakespeare. Vale la pena sottolineare che fu poco dopo questo incidente che le cattive condizioni di salute di Lizzie vennero menzionate per la prima volta nella corrispondenza di Rossetti e da quel momento in avanti rimasero un tema costante. Lizzie Siddal aveva una dipendenza deleteria e comune a moltissimi vittoriani, ovvero il laudano. Che le sia servito per placare la sua misteriosa malattia, alcuni suggeriscono tisi, altri anoressia, non cambia il fatto che soffrisse di profonda depressione, soprattutto dopo aver dato alla luce una bambina morta, aggravata da un aborto dal quale Lizzie cercò rifugio nella droga più accessibile dell'epoca. Pensate che veniva venduto al banco senza prescrizioni, era utilizzato perfino dalle madri per sedare i loro bambini. Insomma, tintura d'oppio come se piovesse. E come la Siddal, anche Charles Dickens, Wilkie Collins e tantissime altre figure dell'epoca vittoriana facevano uso massiccio di questa droga. Tutti, dai più facoltosi a quelli più poveri, potevano permettersi la loro dose di droga quotidiana. Ed è così che la trova Rossetti, diventato finalmente suo marito, quando rientra a casa la sera del 10 febbraio del 1862, piena di laudano e pronta a lasciare per sempre questo mondo. La sera del lunedì 10 febbraio 1862 cominciò come una qualunque serata in casa Rossetti. La mancanza di una vera cucina Chatham Place significava andare a mangiare sempre al ristorante. In quell'occasione, Lizzie e Dante erano accompagnati da Swinburne, il loro più frequente compagno di cene. Rossetti all'inizio della serata si era preoccupato perché quando si erano incamminati da casa, sua moglie sembrava oscillare tra il sonno e un'eccitazione eccessiva. Capì che Lizzie aveva preso una dose piuttosto generosa del narcotico prima di uscire e le chiese se non preferisse piuttosto tornare indietro in modo da stare a casa invece di mangiare fuori. Ed è probabile in questa richiesta che Lizzie, diventata una grave tossicomane e paranoica, si fosse convinta che Rossetti stesse uscendo per incontrare un amante, sebbene il suo scopo fosse del tutto innocente. Le passate infedeltà di Rossetti e la sua mente confusa, resa sempre più instabile dopo l'aborto, l'avevano portata ad avere un comportamento estremamente incostante. Lizzie era prostrata per la perdita della bambina. Era morta dentro di lei circa 3 settimane prima della nascita e il suo corpo ne stava soffrendo i dannosi effetti. Nonostante i due si fossero accorti da tempo che il bambino era probabilmente morto e sapessero fin dall'inizio che una simile eventualità fosse avverabile, Lizzie aveva rimosso questa possibilità dalla sua mente. A ciò si aggiungeva uno straziante senso di colpa dovuto al fatto che la sua dipendenza da laudano potesse essere stata la causa del tragico evento. E così, quando rientrò a casa attorno alle 23:30, Rossetti trovò Lizzie a letto che russava molto forte in maniera sconcertante. La bottiglia di laudano, che era stata mezza piena fino a poco prima, era ora vuota accanto al suo corpo e un biglietto indirizzato a lui era sinistramente appuntato sulla sua camicia da notte. Era un biglietto di suicidio in cui gli chiedeva di prendersi cura di Harry, suo fratello minore disabile. Rossetti, stravolto, fece di tutto per svegliarla, ma invano. Alle 7:20 del mattino dell'11 febbraio 1862, Lizzie Rossetti fu dichiarata morta. Ed era incinta, un altro bambino forse destinato a non sopravvivere. È possibile che Lizzie lo avesse, tragicamente, di nuovo sentito morire dentro di sé, o che sentisse di non poter rischiare un altro aborto e le sue penose ripercussioni. Può darsi che la sua depressione postpartum l'avesse spinta a credere che sarebbe stata una pessima madre, portandola alla risoluzione di non mettere al mondo suo figlio. O forse il pensiero della maternità in un matrimonio così tormentato era divenuto per lei opprimente. Non lo sapremo mai. E qui parte la leggenda, che tanto leggenda non è perché ce l'ha confermata la stessa biografia di Lizzie Siddal, ma dà quel tocco macabro e anche assurdo a tutta quanta la nostra storia. Perché Rossetti fece seppellire le sue poesie con il corpo della moglie, straziato dal dolore. E se si comportava un attimino meglio forse non si arrivava proprio a sto punto. Un dolore misto a un senso di colpa che non lo lasceranno mai. Credette di essere perseguitato dallo spirito della Siddal e con lui anche diversi altri pittori e persone che la conobbero, tanto era magnetica lei e tanto tragica furono la sua vita e la sua morte. Ma la tragedia vera deve ancora arrivare.
con il rimorso di Rossetti di aver seppellito le sue poesie con la moglie e la morbosa voglia di riaverle indietro che lo spinsero a fargli esumare il corpo di Lizzy Siddal. Pur di recuperare questo taccuino a lui prezioso. E qui cronaca e leggenda si mescolano insieme, così da suggellare un rapporto assurdo e quasi maledetto. Fu l'agente di Rossetti, del tutto privo di scrupoli, a suggerirgli l'idea di recuperare le sue poesie. Howell, questo era il nome del suo agente, era anche un avveduto uomo d'affari. Nel 1869 il nome di Gabriel Dante Rossetti era famoso e attraverso il suo rapporto con lui e le sue poesie, che furono rilegate per ottenere una buona pubblicità, Howell avrebbe ottenuto anch'egli la gloria. Il suo magnetismo, che aveva convinto anime meno sofferenti a fidarsi di lui, persuase Rossetti ad accogliere il suo suggerimento. Il 16 agosto del 1869 Rossetti gli scrisse: «Mi sento propenso, se la cosa fosse effettuabile, con il tuo amichevole aiuto, di andare fino in fondo con il recupero delle mie poesie. Auspicherei solo un'assoluta segretezza da parte di tutti, poiché la faccenda non deve davvero trapelare». Howell non necessitava di ulteriori solleciti e comunicò immediatamente i desideri di Rossetti al ministro degli interni Henry Bruce, a cui richiese un ordine di riesumazione per recuperare le poesie, raccomandandogli la massima discrezione. Il senso di colpa di Rossetti non gli permise di partecipare all'esumazione. Rimase a casa, nervosamente in attesa di notizie. Nel mentre, al cimitero, per non dare nell'occhio e non disturbare i visitatori, l'azione dovette essere svolta di notte. Fu acceso un grande falò per illuminare i becchini in quell'oscurità, oltre che per tenere i testimoni al caldo. Howell dichiarò che, quando la bara fu aperta, Lizzy era perfettamente integra. Non era ridotta ad uno scheletro, affermò, ma era rimasta bellissima come sempre era stata in vita. I suoi capelli, che avevano continuato a crescere dopo la morte, ora riempivano la bara ed erano di un color rame brillante, scintillando ipnoticamente alla luce del fuoco. La personalità di Howell, oltre all'ovvia improbabilità delle circostanze, ci impedisce di prendere la sua testimonianza sul serio. Ma quelle parole sono state tanto ripetute da essere a volte anche credute, come se la povera defunta fosse diventata una specie di santa miracolosa. Il loro intento, comunque, fu anche quello di confortare Rossetti, consumato dal rimorso. Da viva non era stata tanto apprezzata, ma nella morte Lizzy restava una creatura di straordinaria bellezza. Eppure, la morte di Lizzy diede vita ad una leggenda, quella di una donna che era stata la prima supermodella in un mondo in cui quel termine non era ancora stato coniato. Bene, vittoriani del mio piccolo macabro cuore, anche per oggi questo approfondimento su Lizzy Siddal termina qui. Spero vi sia piaciuto, spero vi abbia fatto compagnia, spero di aver isolato le cose più interessanti. In realtà ce ne sono una marea da dire, da un argomento che mi ha affascinato così tanto, compreso anche tutta l'analisi del quadro dell'Ofelia, che penso che lo riporterò su questi piccoli macabri schermi. Sono curiosa di sapere qual è la parte che vi ha titillato di più, che vi ha colpito di più, se già conoscevate alcune storie e aneddoti riguardo la vita di Lizzy Siddal o come me avete imparato tantissime cose con questo video, perché veramente io ho letto ed imparato tantissimo scrivendo questo copione. Come al solito è sempre la mia gioia più grande poi nel creare contenuti. Se vi fa piacere voi potete aiutarmi anche solo lasciandomi tantissimi commenti giù nella sezione e condividendo questo video con tutti i vostri amici appassionati di epoca vittoriana o di arte o di preraffaeliti. Mi raccomando, fateli iscrivere al canale, attivate tutti quanti la campanella, così insomma siete aggiornati su tutti i miei contenuti. Se gli estratti della biografia che vi ho letto hanno titillato la vostra attenzione, la trovate linkata giù in descrizione, assieme a tutti quanti i titoli che ho citato e che vi ho mostrato all'interno di questo video. Un ulteriore modo per supportare il progetto di questo canale YouTube è sicuramente comprare tramite i link dell'affiliazione Amazon. O tramite la wishlist pubblica potete mandare i saggi che più vi incuriosiscono o dei saggi che volete che io affronti insieme a voi e per voi. Sono qui a vostra disposizione coi miei tempi da lumaca romana. Ci sono video che devono uscire da anni, però piano piano si fa tutto. Ragazzi, è il mantra di questo canale YouTube: piano piano si fa tutto, chi va piano va sano e va lontano, e noi dobbiamo arrivare all'Oscar. Grazie ancora della compagnia, ragazzi, del sostegno, delle bellissime parole che mi lasciate anche su Instagram, social in cui sono super attiva, perciò vi invito a seguirmi anche di là. E nel mentre che fate tutto, io vi rinnovo l'appuntamento al prossimo video. Un bacio, ciao ragazzi.